Allora, oggi innanzitutto completiamo l'esercizio che abbiamo iniziato l'altro ieri. Allora, se vi ricordate, noi avevamo trovato questo tipo di relazione, che la misura n-dimensionale della sfera n-dimensionale di centro d'origine e di raggio 1 era uguale a 2 su n per la misura n-2 dimensionale della sfera n-2 dimensionale di centro d'origine e di raggio 1. Esempio, adesso la controlliamo. Allora, per esempio, sì, di greco, perché se n è uguale a 1, allora se n è uguale a 3, la misura tridimensionale di 3, 0, 1 è uguale a 4 terzi pi greco, che è uguale a 2 pi greco terzi per la misura unidimensionale dell'intervallo meno 1, 1. Sì, ci stavo qui. Ok. Questa relazione vale per ogni n. Adesso noi sappiamo che la misura unidimensionale di B1, 0, 1 è uguale a 2, la misura 2 dimensionale di B2, 0, 1 è uguale a pi greco, la misura tridimensionale 3, 0, 1 è uguale a 4 terzi di greco. Qua la chiusura non è necessaria, ho aperto e chiuso, la misura è sempre la stessa. Però a questo punto vorremmo ricavare una formula per ogni n. Quindi se io devo fare la misura in dimensione 4 della sfera unitaria, quanto verrà 2 quarti pi greco per pi greco, quindi viene pi greco quadro mezzi. Ok? Utilizzando quella formula, se faccio la misura in dimensione 5 di B5 0 1, questo fa 2 quinti pi greco per 4 terzi pi greco, cioè fa 8 pi greco quadro su 15. Possiamo continuare. Allora, quanto fa la misura n dimensionale di Bn01? Allora, qui abbiamo due scelte. Forse è preferibile, scriviamo due formule diverse per n pari e n dispari, oppure cerchiamo di scrivere un'unica formula che vada bene sia per n pari che per n dispari, che però risulterà per forza di cose un po' più complicato. Allora, cominciamo
cominciamo con n pari. Allora io, diciamo, allora se n è uguale a 2k, quindi se n è pari, che cosa avrò? Beh, avrò innanzitutto un pi greco alla k sopra. Questo perché? Perché ogni volta che salgo di dimensione 2 c'è un pi greco in più. Poi avrò anche un 2 alla k e poi qua ci metto 2k semi fattoriale. Vediamo un po' se torna. Se semifattoriale è il prodotto n semifattoriale, non è il fattoriale del fattoriale, ma è n per n meno 2 per n meno 4 fino a scendere, poi qua si arrivò a 2 o 1. Ok? Quindi 2, qua nel caso di n pari, oppure n semifattoriale è uguale sempre alla stessa forma, n per n meno 2, soltanto che l'ultimo fattore sarà 3 oppure 1, a seconda di se n è dispari. 1, il fattore 1 ce lo potete mettere o non mettere, tanto è uguale. Quindi mentre n fattoriale è il prodotto di tutti i numeri da 1 a n, quindi di tutti i numeri a scendere da n fino a 1, n semifattoriale per definizione è il prodotto di tutti i numeri a scendere, però di 2 in 2. Allora vediamo se k è uguale a 1. Qua abbiamo pi greco per 2 fratto 2 semifattoriale, che fa 2, che è 2 per basta, perché sono già arrivato a 2, e quindi viene pi greco. Se faccio k uguale a 2, qua viene pi greco quadro per 4 fratto 8, perché c'è 4 semifattoriale che è 4 per 2. 4 ottavi è un mezzo e torno. Oh, naturalmente quando io passo a k più 1, qua cosa aumenta? C'è quando c'è un 2k più 2 sotto, e poi aumenta un 2π greco sopra, e quindi siccome n diventa 2k più 2, abbiamo esattamente che la misura 2k più 2 dimensionale è 2π greco fratto 2k più 2, e tutto. Cioè, questa formula qua funziona. Scrivete per esempio m6 e m8 e vedete subito quello che funziona. Nell'altro caso, cioè se n è uguale a 2k più 1, allora abbiamo anche qui, abbiamo un pi greco alla k, poi abbiamo 2k più 1 semifattoriale e anche qui. Qua però probabilmente dovremmo avere due alla k più 1. Vediamo un po'.
se k è uguale a 0, io ho 2, e ci sta, per pi greco alla 0 che non c'è, e sotto c'ho 1 fattoriale. Se k è uguale a 1, abbiamo 2 alla 2, quindi viene 4, per pi greco, e poi c'ho 3 semifattoriali, viene 4 pi greco terzi. Se k è uguale a 2, ho 8 pi greco 4, poi sotto c'ho 5 semifattoriali, che è 15. In realtà qui si può semplificare questa formula di sotto, perché questo non è altro che pi greco alla k su k fattoriale. Vediamo un po'. Questo perché? Perché 2k semifattoriale è uguale a 2k per 2k meno 2, che posso scrivere 2 per k meno 1 per 2 per k meno 2 e così via, alla fine arrivo per 2 per 1. I fattori qui sono k, 2 alla k lo metto in evidenza e poi mi rimane k fattoriale, cioè ho la relazione che questo è 2 alla k per k fattoriale. Quindi qua in realtà io posso semplificare. Se lo lascio così assomiglia di più a questa, se lo semplifico è più semplice a leggersi. Allora vediamo un po' se k è uguale a 1 funziona, se k è uguale a 2 funziona e così via. Ora cosa mi interessa però sapere di poi, naturalmente, se la, diciamo, la sfera invece di essere di raggio 1 fosse stata di raggio r, cosa devo aggiungere? Devo aggiungere un r alla 2k qui e un r alla 2k più 1 qui. Cioè dovevo aggiungere r elevato alla dimensione dello spazio. Questo è ovvio. Ok. Qual è il punto? Il punto è che se voi fate tendere k a infinito, o la dimensione dello spazio infinito, che è la stessa cosa, qual è il limite di questa quantità o di quella quantità per quello che mi riguarda? Sapete fare il limite per k che tende a infinito? Quindi se io vado a fare il limite per n che tende a più infinito della misura n dimensionale della sfera di centro origine di raggio r, quanto viene? Allora, qui è sicuramente più semplice farlo, no? Qui avete pi greco per r quadro a alla k su k fattoriale, ma ogni limite del tipo a alla k su k fattoriale, se vi ricordate, analisi 1 fa 0. Allora, questo è un risultato che potrebbe sembrare sorprendente, perché questa è una sfera di raggio r. R potrebbe anche essere 2, 3, 10, 50. Nonostante ciò, se la dimensione dello spazio aumenta molto, il suo volume n dimensionale tende a 0.
siccome il volume, pensate all'intervallo n dimensionale, pensate al cubo n dimensionale di 0,1 alla n, se io prendo 0,1 alla n, questo è un intervallo, questo è un ipercubo n dimensionale, la misura n dimensionale di questo intervallo i è il prodotto delle misure di alfa sempre 1. Se ne deduce, o addirittura se ci metto meno 1 1 alla n, qua mi viene addirittura 2 alla n, che tende a più infinito. Se ne deduce che nessuna sfera, fissiamo un raggio, diciamo 10, prendiamo una sfera centrata nell'origine, quando n cresce succede che questo cubo, o anche se preferite quello più piccolo, 0, 1 alla n, non sta più contenuto nella sfera. Sembra strano, ma è così effettivamente, perché chi è la sfera n dimensionale? Lo facciamo qua dietro. La sfera n dimensionale, ah, ci stava ancora, vabbè, no, avevo cancellato quello della sfera, era stato cancellato quello della sfera. Ok, allora la sfera n dimensionale è definita con l'insieme degli x che sono in R a n tali che, quindi b 0 R, tali che x1 quadro più x2 quadro più xn quadro è minore di R quadro. Allora andiamo a vedere, supponiamo che x1, valore assoluto di x1 sia uguale al valore assoluto di x2 sia uguale al valore assoluto di xn. Andiamo a vedere l'insieme degli x appartenenti a B0R tali che hanno tutte le coordinate in valore assoluto uguale. Questo è uguale ad insieme delle x appartenenti a Rn tali che x1 in valore assoluto è uguale a xn, e andando a sostituire lì mi viene n per x1 quadro, tanto x1, i quadrati sono tutti uguali essendo i valori assoluti uguali, minore di R quadro. Quindi se preferite, questo vuol dire che x1 in valore assoluto è minore di r su radice di n. Allora vedete che su questa retta qui i punti che intersecano la sfera devono avere tutte le coordinate minore di r su radice di n. In particolare, se n è grande non ci può stare il punto 1, 1 che ha tutte le coordinate uguali a 1. Se io ci metto il punto che ha tutte le coordinate uguali a 1, qua mi viene n, ed n, se è grande, è maggiore di R quadro. Quindi vedete che qua o ci mettevo 0, 1 alla n, o ci mettevo meno 1, 1 alla n, comunque per esempio il punto, diciamo, l'estremo con tutte le coordinate più grandi possibili di questo intervallo era il punto con tutte le coordinate uguali a 1, e chiaramente quel punto qua dentro non ci sta. Cioè il punto è che la sfera, qualunque sfera anche di raggio grande, ma se la dimensione è molto grande, ha alcune coordinate che sono minori di 1, cioè le coordinate tendono a diventare minori di 1. Qualcuna può essere grande, ma altre devono essere per forza
piccole. Qua vedete le coordinate in media, la media dei quadrati delle coordinate è r su radice di n, la media. Se la, quando n è grande e questa media tende a zero, qualcuna delle coordinate può essere anche molto grande, può anche essere dell'ordine di r, ma altre devono essere molto piccole. Siccome il volume si fa facendo il prodotto dei lati, almeno per gli intervalli, il prodotto delle misure dei lati, questo significa che, diciamo, quando andrò a calcolare il volume della sfera, è possibile che mi venga un numero piccolo che tende a zero con la dimensione. Effettivamente questo l'abbiamo dimostrato, non è che, diciamo, questo ragionamento che ho fatto adesso non prova molto, però fa capire che non c'è contraddizione. Questo è un fatto che in qualche modo ho, diciamo, questo fatto può anche lasciare il tempo che trova, perché diciamo, voi magari questioni legate al calcolo delle variazioni le accennerete soltanto per coloro che faranno la specialistica in TLC, la laurea magistrale in TLC. Però diciamo, una cosa che però si può osservare da subito è che il rapporto tra il volume della sfera e il volume del più piccolo intervallo con i lati paralleli agli assi coordinati che la contiene tende a scendere al crescere della dimensione. Cioè, facciamo un esempio: in dimensione 1 l'intervallo meno 1, 1 e la sfera di centro rigido di raggio 1 coincidono, prendiamoli chiusi. Quindi il rapporto tra il volume della sfera e il volume dell'intervallo è 1, in questo caso il volume è la lunghezza. In dimensione 2 noi abbiamo il cerchio di raggio 1 che ha area φ greco e abbiamo poi il quadrato di lato 2. Allora, qua c'è x, qua c'è l'origine, qua c'è x, qua c'è più 1, qua c'è meno 1, qua c'è meno 1, qua c'è più 1. In questo caso π greco su 4 è un po' meno dell'80%, quindi questo rapporto è sceso a meno di 0,8. Se siamo in dimensione 3, allora io ho diciamo una sfera e devo prendere il cubo di lato 2 che la contiene, perché la sfera è di lato 1. Stavolta il rapporto tra i due volumi è 4 terzi pi greco fratto 8, cioè pi greco sesti. E quindi, come vedete, è sceso, e di parecchio pure, è sceso a poco più del 50%. Man mano che cresce la dimensione, questo rapporto, per esempio in dimensione 4, qua cosa devo fare? Devo fare pi greco quadro fratto 2 alla quinta, perché c'è già un mezzo, poi devo dividere per 2 alla quarta. Pi greco quadro è circa 10, poco meno di 10, se non vado errato, e 2 alla quinta è 32, quindi questo qua è poco, intorno al 30%, forse poco più del 30%, e così via. Quindi, come vedete, diciamo, il grosso del volume, nel caso, mano a mano che aumenta la dimensione, si va a concentrare in questi, diciamo, non so come chiamare, in queste zone
che stanno tra la sfera e il cubo. È chiaro? Questo è diciamo comunque un risultato da qualche modo evidenziare un minimo. Ok? Allora, detto questo, dobbiamo fare, prima di fare un po' di esercizi, dobbiamo parlare del teorema di cambiamento di variabile per diffeomorfismo. Allora, qui premetto subito che non farò solo un pezzetto della dimostrazione, un piccolo pezzetto, perché l'intera dimostrazione tipicamente mi portava via 4 ore, quindi si faceva in due lezioni da 2 ore ciascuna. Diciamo, pure raffinando, diciamo, col tempo la cosa, si poteva scendere a 3 ore, ma non di meno, e non ne vale la pena, almeno non ne vale per quanto riguarda gli aspetti tecnici, tenendo conto che stiamo in ingegneria, non stiamo a matematica, anche perché poi se la faccio la devo pure chiedere, quindi. Però cioè, si faceva anche a ingegneria, diciamo, prima della riforma si faceva, almeno a Salerno si faceva. Quando ho fatto esame a Salerno la chiedevamo tranquillamente, lo chiedevamo tranquillamente agli esami. Ok, allora, prima di tutto dobbiamo chiarire che cos'è un diffeomorfismo. Allora, noi abbiamo due aperti A in Rn e B in Rn, poi abbiamo una funzione A, una funzione G da A in B invertibile. Quindi la prima cosa è che G debba essere invertibile tra A e B. G si dice diffeomorfismo se e solo se, per definizione, sia G che G a meno 1 sono di classe C. Ovviamente G è di classe C1 su A e G a meno 1 è di classe C1 su B. Quindi, se volete specificare per bene, G appartenente a C1 di A e G a meno 1 deve appartenere a C1. Questo è un diffeomorfismo. Allora, il teorema. Allora, innanzitutto, prima di annunciare il teorema, chi è lo jacobiano di G calcolato in un punto X? Allora, G di X è un vettore di Rn, sta in B, quindi ha n coordinate, quindi ha delle coordinate che sono g1 di x, g con n di x. Questo discorso varrebbe anche se il codomino stesse in Rm, in questo caso queste qui, g1 di x, gn di x, si chiamano funzioni coordinate della g. In quel caso le funzioni coordinate sarebbero m, no? Se il vettore g di x fosse in Rm. In questo caso abbiamo che le componenti o funzioni coordinate della g, che è una funzione a valori vettoriali, sono tante quante la dimensione del codominio,
E in questo caso sono tante anche quanto la dimensione del dominio, perché la particolarità è che G è un cambiamento di variabile. Un cambiamento di variabile non è altro che un'applicazione da Rn in Rn. Ok? Quindi il numero di dimensioni in partenza, la dimensione in partenza e in arrivo, il numero di variabili in partenza e in arrivo è lo stesso. Allora, in questo caso la matrice jacobiana che abbiamo definito in analisi 2, quindi questa è una ripetizione, chi è? È la matrice delle derivate parziali . La prima riga è il gradiente della prima componente o funzione coordinata, l'ultima riga è il gradiente dell'ultima funzione coordinata. Questo qua per definizione. Questa è una matrice n per n. Se le funzioni coordinate, se andavamo a finire in R a m, le variabili in partenza erano le stesse, quindi quello che cambiava è che chi diventava m? Questa, perché avevamo soltanto m righe. E qua non ci si può sbagliare, perché lo jacobiano per un punto fissato, in un punto fissato, è una matrice. A una matrice è associata un'applicazione lineare. Questa applicazione lineare da dove va? Da lo spazio che ha un numero di coordinate pari al numero delle colonne, perché quando facciamo il prodotto righe per colonne, la lunghezza di una riga, cioè il numero delle colonne, deve essere pari alla lunghezza delle coordinate, diciamo al numero di coordinate per cui sto moltiplicando, e poi vado a finire quante componenti avrò? Tante quante sono le righe della matrice. Quindi se la funzione andasse da Rn in Rm, lo jacobiano pure deve andare da Rn in Rm e quindi deve avere m righe ed n colonne. Quindi non è possibile sbagliarsi e mettere, diciamo, la trasposta invece dello jacobiano. Non succede, però diciamo un controllo da fare sempre, o insomma al minimo dubbio, è che quello è quello che lo jacobiano come matrice, quindi deve indurre un'applicazione lineare che vada tra gli stessi spazi dell'applicazione di partenza. In questo caso problemi non ci sono, nel senso che la matrice è quadrata. Però in questo caso uno si potrebbe appunto sbagliare, potrebbe mettere il gradiente in verticale invece che in orizzontale e non se ne accorgerebbe. Però se pensa al caso in cui n è diverso da n, si accorge subito che i gradienti devono essere messi in orizzontale. Ok, questo lo jacobiano. Allora, una prima prima osservazione quale può essere? Questo non mi ricordo se l'abbiamo fatto in analisi 2. Abbiamo fatto lo jacobiano della funzione composta? Mi pare di no. Allora, quindi, allora lo facciamo. Questo tra l'altro è pure utile proprio per chiarire tutti questi fatti di dimensione dello spazio. Allora, io ho una funzione f da a contenuto in Rn a valori in Rm. Poi ho G che va da B
oppure MN, sì, sì, facciamo qua. Ok. Allora, ovviamente G, supponiamo che A e B siano aperti, così non abbiamo problemi, tutti i punti sono interi. Poi, ovviamente per poter fare il prodotto di composizione B deve contenere F di A. A questo punto possiamo fare la funzione composta, G composto F. Questa funzione è definita su A e ha valori in R a K. Allora io suppongo che F sia differenziabile nel punto x con 0 appartenente ad A e G è differenziabile nel punto F di x con 0 appartenente a B. Allora, scrivo questa ipotesi per esteso. Cosa significa? Significa che F di x è uguale a F di x con 0 più lo jacobiano di F calcolato in x con 0 moltiplicato per x meno x con 0 più un resto che chiamiamo sigma x con 0. Ora la condizione che ci deve essere sul resto la scrivo qua, è che il limite per x che tende a x con 0 della norma m dimensionale di sigma x con 0 m dimensionale fratto x meno x con 0 n, questo limite deve fare 0. Attenzione che questo sta in Rm, questo pure sta in Rm, questo sta in Rm e questo per differenza pure deve stare in Rm. Questo sta in Rm esattamente perché questa è una matrice m per n e questo è un vettore n per 1. Vi ricordo che i vettori li mettiamo verticali. Questa relazione, anche se non l'abbiamo dimostrata esplicitamente a suo tempo, in realtà l'abbiamo dimostrata, perché se scriviamo una componente della F, la F ha m componenti, se scriviamo una componente sola, questa relazione non dice altro che, per esempio, la componente jesima è uguale a fj di x con 0 più il gradiente di fj di x con 0 per x scalare x meno x con 0 più il resto, e sappiamo che il resto deve tendere a 0 per la differenziabilità della componente. Dire che una funzione è differenziabile per definizione significa che tutte le componenti sono differenziabili. Allora il vettore dei resti, siccome tutte le sue componenti tendono a 0, deve tendere al vettore nullo. Ma tendere al vettore nullo o dire che la norma di questo sulla norma di questo tende a 0 è la stessa cosa. Quindi la differenziabilità di una funzione a valori vettoriali si scrive così. Ok? Se per qualche motivo non è chiaro, lo ripeto. Anzi, lo scrivo, poi lo cancello perché mi serve spazio. Fj di x, questo è uguale a fj di x con 0 più il gradiente di fj calcolato in x con 0 scalare x in x con 0 più sigma j x con 0, dove il limite per x che tende a x con 0 di sigma j x con 0 fratto la norma x meno x con 0 in Rm è uguale a 0. Questo deve valere per ogni j compreso tra 1 ed m. Questa è la differenziabilità di una funzione componente. Allora, dire che la f è differenziabile vuol dire che tutte le componenti sono differenziabili. Allora, che questo vale per ogni j, ma quando vado a scrivere tutto insieme, questo diventa il vettore f di x con 0.
il vettore di questi prodotti scalari diventa il prodotto matriciale e il vettore dei resti è appunto il vettore che contiene come componenti tutti i resti di ogni singola componente. Allora, dire che tutte le componenti tendono a zero, siccome sono un numero finito, equivale a dire che quel vettore tende a vettore nullo, o equivale a dire che la norma del vettore, di questo vettore, fratto questo vettore qua, deve tendere a zero. La stessa cosa. Vettore tende a vettore nullo significa la sua lunghezza tende a zero, che la lunghezza è questa. Ok? Quindi questa è la situazione. Quindi se permettete adesso cancello. Dopodiché, dire che g è differenziabile in f di x con 0, questo che vuol dire? Che g di y è uguale a g di f di x con 0 più lo jacobiano di g calcolato in f di x con 0, che moltiplica y meno f di x con 0 più tau di y f di x con 0, dove abbiamo che il limite per y che tende a f di x con 0 di tau di y f di x con 0 fratto la norma di y meno f di x con 0, allora questa norma è fatta in Rn, questa norma è fatta in RK, questo limite deve fare 0. Ok? Allora, qual è l'idea? L'idea è quella di andare a sostituire al posto di y f di x. Ok? Allora, cominciamo. Allora, però prima di dire l'idea dobbiamo enunciare il teorema. Qual è il teorema? Qual è la tesi? Che la funzione g composto f è differenziabile nel punto x con 0 appartenente ad A e lo jacobiano di g composto f calcolato in x con 0 è uguale allo jacobiano di g calcolato in f di x con 0 per lo jacobiano di f calcolato x con 0. Quindi questa tesi non si può sbagliare perché è esattamente la regola della catena di analisi 1. La derivata di g in f di x con 0 per la derivata di f calcolata in x con 0 è esattamente la stessa cosa, soltanto invece che la della derivata ci abbiamo lo jacobiano. Qua K, perché siamo in dimensione K. Allora, ok? Questo è quello che noi sappiamo. Sappiamo questo e vogliamo trovare questo. Ripeto per l'ennesima volta. Qui vedete proprio come devono essere gli jacobiani. Allora, lo jacobiano di G è una matrice K per M, lo jacobiano di F è una matrice M per N, ma queste matrici si possono moltiplicare e mi danno una matrice K per N, che il numero delle colonne di queste è uguale al numero delle righe di queste, e torna. Quindi lo jacobiano di una funzione da Rn in Rm deve essere una matrice M per N. Ok? Quindi vedete che dimensionalmente il discorso torna. Ok, se vogliamo dimostrare questa cosa, qual è l'idea? E l'idea, come in analisi 1, era quella di sostituire f di x al posto di
f di x, y uguale a f di x. In questa relazione qua, che cosa otteniamo? Otteniamo g di y uguale g di f di x con 0 più lo jacobiano di g calcolato in f di x con 0, che moltiplica f di x meno f di x con 0 più tau f di x con 0. Ora ci ricordiamo da sopra che questo è uguale a g di f di x con 0 più lo jacobiano di g calcolato in f di x con 0, che moltiplica lo jacobiano di f calcolato in x con 0 più sigma x x con 0 più tau di f di x f di x con 0. In verità, qua, qualora questa relazione non è precisa, almeno è vero se f di x è diverso da f di x con 0, se f di x è uguale a f di x con 0, il resto è 0, perché qua c'è f di x con 0, f di x con 0, qua viene 0 e questo deve essere 0. Quindi questa qua va intesa tau di f di x con 0, va intesa è prolungata a 0 se f di x è uguale a f di x con 0, cioè la tau qua era definita per y diverso da f di x con 0. Invece questa funzione qua la dobbiamo intendere come una funzione continua che quando f di x vale f di x con 0 vale 0. Ok? Quindi invece di scrivere, diciamo, io scriverò rho di x f rho di x uguale tau di f di x con 0 se f di x è diverso da f di x con 0 e 0 se f di x è uguale a f di x con 0. Quindi io posso scrivere che qua, invece di scrivere così, ci scrivo rho di x. Ok? Quindi io cosa posso scrivere? Posso scrivere uguale g di f di x con 0 più y g calcolato in f di x con 0 per y f calcolato in x con 0 più yg calcolato in f di x con 0 che moltiplica sigma di x x con 0 più rho di x. Allora, come vedete, scusate, ci manca x x con 0. Questo era questo scalare, no, per x meno x con 0
x con 3 più rho di x. Quindi qua abbiamo, ci sta x meno x con 0 più yg calcolato in f di x con 0 sigma x con 0 più rho di x. Allora, quello che mi interessa adesso è che, allora, come vedete, il tutto è dimostrato, questo è il valore della costante di g composto f in x con 0, questo è il valore del pezzo lineare con lo jacobiano che è dato esattamente dal prodotto degli jacobiani che dicevamo prima. Il tutto è dimostrato quando, se dimostro che il limite per x che tende a x con 0 di la norma di yg di f di x con 0 per x meno x con 0, per, scusate, sigma di x, x con 0, questa norma in più rho di x, questa norma in rk, fratto la norma di x meno x con 0 in rn, questo tende a 0. Allora, come si fa a dimostrare questo? Beh, basta dimostrare che i due pezzi tendono a zero. Allora, per quanto riguarda il primo pezzo, se io, cioè, dimostro separatamente che il limite per x che tende a x con 0 di yg di f di x con 0 per sigma x x con 0 norma in k fra la norma di x meno x con 0 in n, questo è minore o uguale, allora maggiore o uguale di 0 certamente, perché il rapporto tra due quantità positive. Ora qui abbiamo un prodotto di una matrice per un vettore. Il prodotto di una matrice per un vettore, la norma di questo prodotto matriciale che ci dà un altro vettore, si può maggiorare con una costante che dipende dalla matrice, questa è una matrice fissa, qua non c'è x, per la norma di questo vettore. Basta che lo fate su un prodotto scalare tra due vettori, è minore o uguale della norma di un vettore per la norma del secondo vettore. Allora, per lo Schwarz, per sì. Allora, se lo fate sulla prima riga, prima colonna, allora ottenete una costante che dipende dal primo vettore per la norma di questo vettore. Lo fate sulla seconda colonna, sommate, e qui viene una costante, la chiamiamo C, per la norma minore uguale, quindi di C volte, il limite per x che tende a x con 0 di la norma di sigma x con 0, questa norma è fatta in Rn, fratto la norma di x meno x con 0 in Rn, e questo limite noi sappiamo per ipotesi sta qua che fa 0. Per quanto riguarda l'altro, l'altro è limite per x che tende a x con 0 della norma di rho di, quella che ho chiamato rho di x in k, fratto x meno x con 0 in n. Ma rho di x chi era? Rho di x sta scritta scritta qua, rho di x è tau di questo se vale questo e 0 se f di x uguale a f di x con 0.
Allora, io posso scrivere che rho di x è uguale a, dobbiamo usare un'altra lettera, usiamo omega di x per tau allora io voglio dire questo, voglio scrivere questo: rho di x fratto la norma di x meno x con 0 n è uguale, supponiamo che f di x sia uguale a f di x con 0. Allora so che il numeratore fa 0 e quindi qua viene 0. Adesso se invece f di x è diverso da f di x con 0, questo cosa mi viene? Mi viene tau di f di x f di x con 0 in norma, no, senza la norma ci viene dopo, fratto, posso scrivere norma di f di x meno f di x con 0 m, qui scrivo norma di f di x meno f di x con 0 m fratto norma di x meno x con 0 in Rn. Ok? Adesso io che cosa so? Quando x tende a x con 0, f di x tende anche a f di x con 0. Oh, questo, naturalmente questa posizione la potevo fare quando f di x era diverso da f di x con 0, in maniera tale che questo rapporto potesse fare. Ma comunque, quando x tende a x con 0, anche f di x tende a f di x con 0, quindi questo qui effettivamente tende al vettore nullo. Per quale motivo tende al vettore nullo? Perché noi sapevamo che tau di y f di x con 0 fratto y meno f di x con 0 tendeva al vettore nullo, e quindi sostituendo f di x tende anche al vettore nullo. Adesso l'ultima cosa da dimostrare è che questa quantità si mantiene limitata, ma questa quantità non è altro che questo più questo. Allora questo qui lo questo diviso questa norma tende al vettore nullo, quindi se lo prendiamo in norma tende a zero. Questo quando lo prendiamo in norma, facciamo lo stesso discorso di prima, maggioriamo con una costante per la norma di x meno x con 0. Quando andiamo a dividere per la norma di x meno x con 0 mi rimane solo la costante, quindi lo posso maggiorare con quella costante più l'altra roba tende a 0, in norma la posso maggiorare con 1, quindi questo qua lo posso maggiorare con una nuova costante c' più 1. Questo tende a 0, quindi quando x tende a x con 0, tutta questa quantità tende al vettore nullo, se la prendiamo in ultima tende a 0. Qui c'è sempre il solito discorso delicato, come in analisi 1, di non andare a dividere per 0 quando quindi di separare il discorso tra gli f di x che sono diversi da f di x con 0 e gli f di x che sono uguali a f di x con 0, ma per il resto il teorema è abbastanza semplice. Quindi adesso un altro 5 minuti e poi facciamo una piccola pausa. Quindi qual è la situazione? La situazione è molto semplice. Quando io vado a fare il prodotto di composizione di funzioni tra spazi vettoriali tipo Rn, quindi funzione da Rn in Rm, poi ho la g che va da Rm in Rk, semplicemente se, f e g sono se g ed f sono differenziabili, anche g composto da f è differenziabile. E cosa posso dire? Quindi esiste la matrice jacobiana di g composto f.
Questo vale punto per punto. Se G è differenziabile in F di x con 0 ed F è differenziabile in x con 0, scusate, se G è differenziabile in F di x con 0, se F è differenziabile in x con 0, allora G composto F è differenziabile in x con 0. Cosa posso dire della matrice jacobiana? Lo jacobiano del prodotto di composizione è il prodotto matriciale degli jacobiani con la regola della catena. Quindi abbiamo esattamente la stessa regola della catena di analisi 1 che invece di applicarsi alle derivate si applica agli jacobiani. Ripeto, la maggior difficoltà dovuta al fatto che sia un prodotto matriciale non dovrebbe più spaventare nessuno. Abbiamo fatto analisi 1, analisi 2, siamo analisi 3, e il discorso anzi ci serve per controllare come sono fatti gli jacobiani, perché affinché gli jacobiani siano moltiplicabili, lo jacobiano di G deve essere K per M, lo jacobiano di F deve essere M per M, e lo jacobiano di G composto F deve essere K per M. Chiaro? Lo jacobiano è la matrice delle derivate prime. Le derivate prime sono, per esempio, nel caso del jacobiano di F, M per N. Perché? Perché ci sono M funzioni coordinate, cioè M componenti della F e N variabili. Ogni funzione coordinata la devo derivare rispetto alle N variabili e il gradiente lo devo mettere per prima. È chiaro? Quindi questa è la situazione. In particolare, adesso, prima di andare a enunciare e, ripeto, dimostrare solo parzialmente, lo dimostreremo solo per le applicazioni lineari, il teorema di cambiamento di variabili negli integrali multipli, vogliamo fare un'osservazione. Un cambiamento di variabili è un diffeomorfismo tra due aperti. Questo cosa ci dice? Un diffeomorfismo vuol dire che G composto G a meno 1 è l'identità, o G a meno 1 composto G è l'identità. Tutte e due sono l'identità su Rn. Quindi quando andiamo a, supponete di mettere qua G a meno 1, se io faccio o qua G e qua G a meno 1, insomma, vabbè, no, qua, lo jacobiano di G calcolato in G a meno 1 di x con 0 per lo jacobiano di G a meno 1 calcolato in x con 0 deve fare 1, deve fare la matrice identica. Quindi il prodotto dei determinanti di jacobiani per il teorema di Binet deve fare 1. Quindi che significa? Che queste due matrici non possono avere determinante nullo. Quindi quando abbiamo un diffeomorfismo, lo jacobiano di un diffeomorfismo non è mai singolare. È chiaro? Perché altrimenti il determinante, se fosse singolare, il determinante farebbe 0. Ma allora come fa, quando vado a applicare G a meno 1, il prodotto dei due jacobiani a fare la matrice identica? Se una matrice ha determinante nullo, il prodotto delle due matrici ha determinante nullo e certamente non può fare 1. Chiaro? Va bene. Adesso questo lo ripeteremo all'inizio della prossima parte, ma comunque ci fermiamo qua per 5 minuti.